Se le date per sognare, nella città del Lago Massaciuccoli, davanti alla casa museo di Giacomo Puccini, cambiano ogni stagione lirica e per ognuna di queste sono 3.000 le persone che non perdono questi appuntamenti, annoverati tra i più prestigiosi nell'ambito degli spettacoli lirici nazionali ed internazionali, significa che il Festival Pucciniano, in scena ogni anno a Torre del Lago, è un evento culturale di grandissimo richiamo, mediatico e pubblico. Come vedremo in seguito, era il 1930 quando la città del Lago divenne pioniera nell'organizzare spettacoli lirici. Il Festival Puccini di Torre del Lago è uno degli eventi più attesi della ricca vita culturale della Toscana, uno dei festival più importanti d'Italia ed è dedicato al compositore lucchese Giacomo Puccini. Si svolge ogni estate nei mesi di luglio e agosto nei luoghi di residenza del maestro, davanti al lago che gli ispirò gran parte delle sue immortali melodie. Nato nel 1930, il festival, con il passare degli anni, è diventato un appuntamento sempre più prestigioso, richiamando migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo per passare una notte di magia ed emozioni in compagnia delle struggenti melodie composte dal grande maestro torrelaghese di adozione, interpretate dalle più grandi stelle della lirica, sotto la direzione di importanti direttori d'orchestra e ammirando straordinari allestimenti curati dai più famosi registi dei capolavori pucciniani. La magia del Festival Pucciniano, la magia delle musiche di Puccini, Noi TV ve la racconta alla porta delle vostre case attraverso l'opera che verrà data in esclusiva e integralmente come sempre nel settembre pucciniano e poi attraverso il salotto dell'opera condotto da Massimo Mazzolini, Federico Conti, Silvia Toniolo, i nostri giornalisti. Stasera io voglio dare un taglio diverso, voglio provare ad andare a vedere dietro le quinte, cercare di capire tutto il lavoro che c'è dietro. Sapete che Rotocalco Versilia ha due anime, Rotocalco Versilia Eventi, Rotocalco Versilia Arti e Mestieri. Bene, andiamo a scoprire gli arti e mestieri in uno degli eventi più importanti dell'anno. Maestro Veronesi, siamo al giro di boa. Beh, ancora mancano molti giorni, manca ancora la prima di Levilli, mancano ancora le recite importanti, insomma, però abbiamo cominciato a fare, tirare un po' le somme e devo dire che abbiamo la fortuna e il piacere di avere grandi nomi, grandi star in teatro, allestimenti che comunque sono piaciuti, io devo dire anche un pochino di fortuna, in quanto la sera della bufera famosa di venerdì scorso siamo riusciti a portare a termine l'intera Butterfly ed è cominciato a piovere nel momento in cui c'era l'ultimo accordo. Artisti come Stefan Pop, come Jehui, la nostra artista Jehui, che devo dire qui nessuno gli ha dato particolare risalto, però a Salisburgo, al Festival di Salisburgo l'altro ieri, in Adriana Le Courrier ha avuto un successo trionfale, addirittura hanno detto che non c'è mai stata un'Adriana Le Courrier così buona. Come dire che gli artisti che sono qua sono grandi artisti. Stasera si preannuncia una Tosca veramente importante. Questa sera abbiamo Maria Guleghina, che forse è stata la più grande star del Metropolitan, della Scala, del Bolshoi, del San Pietroburgo, e José Cura, che è uno dei più grandi tenori, che tra l'altro cominciò la carriera proprio qua, la carriera italiana, proprio qui con Tosca, ma tanti anni fa. E, insieme a un grande baritono, che anche è con noi, che ci dà, dà un quadro di una serata di grande effetto, con scene meravigliose, l'ultima scena con il Castel Sant'Angelo che dà direttamente sul lago, che si vede,
quindi non c'è il Tevere ma c'è il lago, e questo è veramente molto bello. Domani anche avremo, si preannuncia in sala, avremo anche la visita di personaggi soliti, se vogliamo, c'è Bruno Vespa, c'è, ci sarà la Marini, ci sarà Bocelli, ci sarà... ma sul palcoscenico soprattutto, cosa che interessa a me, perché diciamo non è che sono interessato alla vipperia, c'è, però è importante, fa parlare, c'è la grande Angela Gheorghiu, una delle stelle mondiali del canto ancora oggi, e Stefan Popp, uno dei grandi tenori emergenti del panorama mondiale, quindi insomma noi ce la mettiamo tutta, ecco. Siamo sul tappeto rosso, siamo all'entrata, proprio all'ingresso del teatro, e proprio a pochi pochi istanti prima dell'inizio. Abbiamo una famiglia, una splendida famiglia sulla quale voglio porre l'attenzione, perché abbiamo anche il bambino. Quanti anni hai? 9. Ti piace l'opera? Non lo so. Guarda che sei venuto anche l'anno scorso, perché io ti ho visto. Lo so. Ti era piaciuta? Sì. Ma è comunque, ora al di là di tutto, il bambino è importante, portare i bambini all'opera. Sì, sì, è importante abituarli al bello, è importante abituarli alle cose belle, all'arte, a tutto. Noi cerchiamo di fare il possibile. Se non viene recepito immediatamente, no, però no, poi viene recepito. No, viene recepito, sono sicura, perché anche l'anno scorso poi è tornato, era entusiasta, gli piaceva, canticchiava le opere, quindi no, sinceramente ora sono sicura che gli piace. E voi da quanti anni venite all'opera? Da tanti anni, 16-17 anni. Chiedo ad una famiglia di imprenditori che quindi lavorano sul territorio, molto conosciuti, è importante che queste manifestazioni abbiano il giusto risalto? E certo, è importante per Viareggio, è importante per tutta la comunità, per noi è una gioia, un onore poter comunque dare nel nostro piccolo una mano anche a questa manifestazione che è meravigliosa, una delle poche manifestazioni che sono rimaste a Viareggio, e dobbiamo veramente cercare di dare il massimo. Le opere di Puccini vanno in scena in un grande teatro all'aperto di 3.400 posti, inaugurato nel 2008 in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Giacomo Puccini, e progettato dall'architetto Insolera, in riva al lago, circondato dal verde e davanti alla Casa Museo di Giacomo Puccini, dove sono custodite le spoglie del musicista e dove si possono ammirare reperti e cimeli della vita e della gloriosa vicenda artistica del maestro. Il museo, che è gestito con amore e competenza dalla Fondazione Puccini per Simonetta Puccini, nipote dell'illustre Giacomo, è per le decine di migliaia di appassionati che lo visitano ogni anno l'ideale punto di partenza alla scoperta di numerosi ed interessanti itinerari culturali che si snodano in tutta la provincia di Lucca e nelle più importanti città d'arte della Toscana. In questo scenario unico, teatro, lago e villa del compositore, si possono ascoltare i capolavori pucciniani, da Madama Butterfly, Turandot, La Bohème, Tosca, Manon Lescaut al trittico, solo per citare alcune delle sue composizioni note in tutto il mondo. Il teatro sorge circondato dal verde su una superficie di 7.500 metri quadrati e accoglie al suo interno anche un auditorium da 450 posti. Siamo nel dietro le quinte del teatro, tanta concitazione, anche perché siamo veramente a pochi minuti dall'inizio dell'opera. E noi andiamo nei camerini, vediamo se qualcuno ci concede una piccola intervista, o comunque andiamo a vedere che cosa accade proprio nei momenti prima dell'opera.
Che cosa significa cantare Puccini qui? Oddio, sarò duro perché vi dirò che è una domanda ricorrente, ma è una domanda ricorrente perché veramente ci vuole. Guarda, un professionista fa del suo meglio ovunque si trova, certamente. Però a dover cantare proprio davanti alla salma, cioè attraverso la strada e c'è la bara, no? È un effetto molto speciale, come quando si fa lo stesso vicino a casa di Wagner o di Mozart, eccetera, no? Quindi sono situazioni che legano la parte professionale a una parte emotiva che un artista di cuore vero non può comunque rinnegare. E che poi si trasmette anche in teatro, in palco. Si trasmette a tutti, io penso che la gente qua venga quasi, tra virgolette, in peregrinazione. Nicolas Ceragioli, intanto dimmi quanti anni hai? 12 anni. E qual è il tuo ruolo? Ne faccio il ruolo del coro delle voci bianche e la cantoria. Quindi sei appassionato di canto, studi canto? Sì, e canto anche lirica da Silvana Froli. Ma quanto sei bravo! Quindi questo vuoi che rimanga una passione nella tua vita o vuoi che diventi un lavoro? Anche un lavoro mi piacerebbe. Facciamo una domanda anche al cattivo Scarpia. Si sente abbastanza cattivo io stasera? Sono cattivo. No, bene, mi sento bene e molto contento di tornare di nuovo per fare la secondo anno. Ecco, non è la prima volta che lei viene in questo teatro? No, il secondo anno, terzo, sono stato 10 anni fa. L'anno scorso sono stato per fare anche questa Tosca e adesso Tosca con il maestro. Anche se si è dei grandi interpreti, però a pochi minuti dall'opera l'emozione c'è sempre. Sì, ma siamo abituati, sono tanti anni di lavoro e si abitua uno al suo lavoro, al suo mestiere, no? A che età hai iniziato a cantare? Io da piccolino, 6-7 anni, però professionalmente l'opera... Credo che avevo 24-25 anni. Che Tosca vedremo stasera? Ma vedremo la Tosca con cantanti fantastici nel posto giusto, nel posto più bello che esiste per questo repertorio. Sono contentissimo di essere qua con tutte queste persone, con maestri che conosco da anni. Abbiamo lavorato spesso insieme con questi cantanti di primissimo livello. Vedremo la Tosca fantastica.